Avere, come sempre, delle materie prime, delle risorse naturali a costi evidentemente più competitivi, è evidente che questo ci rende più competitivi come sistema imprese. Quindi il paradigma del mondo energetico è evidente, ha avuto dei cambiamenti importanti e ce ne saranno altrettanti nel futuro. Però evidentemente, ripeto, è proprio un concetto del prezzo e soprattutto per chi come noi, tessuto industriale italiano che trasforma, diciamo, risorse naturali in materie prime, avere un costo e disponibilità di, materie, diciamo, di risorse naturali a prezzi più competitivi ci consente di avere più essere più competitivi nella trasformazione dei prodotti finali. Il tema dei dazi, soprattutto adesso senza togliere, Trump annuncia, poi toglie, insomma, diciamo, bisogna capire bene e quello che effettivamente succederà e ci si adeguerà come sempre. Io non vedo però preoccupazioni da questo punto di vista. Il 2019 si è concluso e come abbiamo sempre detto abbiamo confermato anche in passato le guidance, quindi diciamo questo ci fa ben sperare anche per un 2020. Quindi sarà un altro anno di crescita. Questo adesso non è informazione che ancora non abbiamo dato, in occasione dei risultati che si saranno i primi di marzo daremo sicuramente le guidance per l'intero 2019, però diciamo che siamo positivi e stiamo molto investendo in quello che è il technology driven che ci renderà sempre più distintivi. Noi siamo Come presenti intendete? in più di 50 paesi, quindi in tutti questi paesi dove siamo, vediamo dei prospect, quindi diciamo, le prospettive ci sono, siamo molto fiduciosi di cogliere le opportunità.